ragazzi, ci vuole più tempo a capire, per trovare il modo di calare la lenza, che per prendere il pesce. Adesso la tengo sotto punta, vediamo un po' se riesco a non farla partire. Bellina anche questa, eh. Spero che la telecamera sia accesa. Ok. Wow. Super recupero, ragazzi. Wow. Che spettacolo, ragazzi. Guardate qua, sono anche in bilico, c'ho un piede che non so come fa a star su. Carpa di prima avevo la telecamera spenta, qui la telecamera è accesa. Wow. Che spettacolo, ragazzi. Certo, tra qualche giorno qui taglieranno. Stai lì un attimo, che se lascio andare l'amo, la montatura non la recupero più. Stai lì così, ok. Vai, fatti vedere solo un secondo. Bellina, comunque più che bellina, ragazzi. Le avete visto? Non è che sempre funziona, però a tenere i pesci, soprattutto le carpe, proprio sotto punta. Loro non sanno da dove partire, ma ve l'ho già fatto vedere tante volte. Non sanno da dove partire e stanno lì. E stanno lì, certo bisogna forzarle, quindi non è che devi avere un filo proprio sottile, però la forzi, la tieni proprio sotto punta, perché nella stragrande maggioranza dei casi, praticamente quasi sempre, il pesce parte dalla parte opposta da cui sente la trazione. Anche questo ve l'ho già spiegato diverse volte. Il problema è che in questi posti, se il pesce parte a monte o a valle, è difficile seguirlo, è facile che vada a infilarsi dentro delle radici, dentro una tana, o il filo si impigli nei rovi, nelle cannette, e boh, ciao, è perso. Forzandolo, tenendolo sulla verticale, gli si impedisce, o comunque si tenta di impedire di farlo partire da in qualche direzione, che poi un pesce così con lo 0,20 non lo fermi, cioè se decide di partire parte, mentre così tenendola sotto punta, avete visto che ci ho messo anche veramente poco a portarlo a guadino. Sono trucchi che è meglio conoscere che non conoscere. Ecco qua, adesso la montatura. Vabbè, io intanto vi saluto, perché tanto devo riprovarci, non lo so. E prima vi stavo dicendo che siamo agli sgoccioli della pesca galleggiante, almeno in questi fossi, perché in questi posti, perché diventa difficile gestire il galleggiante in così poca acqua e in acque così chiare. Meglio passare al gomming, comunque non è che non si va a pescare, Poi per il galleggiante ci sono comunque situazioni dove poterlo utilizzare. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Bene. Sì, ma è dura affrontare queste situazioni. Vi saluto, ragazzi. Ciao.